Buonasera, io sono Carlo di Subterra. Vi invio questo brevissimo contributo video perché non potrò essere presente lì fisicamente, che se ringrazio moltissimo Adriano per avermi invitato a questo evento. Presento subito Subterra. Subterra è un'etichetta di musica indipendente copyleft. Anche se il termine etichetta è un po' improprio, si occupa di promozione di musica indipendente copyleft senza tantissime restrizioni di genere, e di promozione ma anche di produzione, perché abbiamo uno studio di registrazione e per l'appunto io personalmente mi occupo della produzione di progetti che io stesso seleziono e collaboro con i musicisti stessi spesso a diffondere questa musica. Quindi, se vogliamo, è una sorta di collettivo, non tanto di etichetta, che si propone per l'appunto di essere un filtro nella rete, un nodo che appunto seleziona attraverso un proprio gusto personale il materiale che reputa migliore nel mare magnum, insomma, della musica libera online. Quello che per l'appunto Subterra vuole essere, è una cosa di cui mi preme parlare proprio perché spesso non se ne parla, è quella delle possibilità etico e filosofiche che propone il copyleft al di là del contesto di mercato. Si parla spessissimo di licenze Creative Commons e di copyleft soltanto in termini di mercato, ecco, come conciliarlo con il mercato, come fare per poterci in qualche modo guadagnare, che sono tutte cose assolutamente giustissime, ma ciò che mi preme sottolineare è che grazie al copyleft realtà come la nostra possono esistere e avere dignità culturale anche praticamente a costo zero. Quindi questo ci permette di liberarci totalmente dai vincoli del mercato, di pensare di poter esistere solamente con grossi capitali di investimento, e in un certo senso questo ci rende molto più liberi, onestamente, intellettualmente più onesti di tanti progetti che devono fare i conti in un certo senso con grandi produzioni, grandi investimenti, perché è proprio quello che vorrei sottolineare, che esiste un mondo di autoproduzioni che magari non avranno grandi capitali alla base, non saranno tecnicamente eccellenti, ma il cui messaggio e la cui onestà intellettuale è assolutamente di spessore, di valore, in un certo senso rivoluzionaria, e tutto ciò riesce a resistere anche senza praticamente soldi. E quindi quello che io vedo riguardo alle possibilità che il Creative Commons offre è appunto quello di poter esistere senza essere oppressi dai vincoli del mercato. In un certo modo quello che a noi interessa è diffondere questa cultura, perché siamo convinti che una cultura più libera significhi progresso sociale, allo stesso tempo significhi anche qualità artistica. Perché essere totalmente liberi dalle preoccupazioni di mercato, non importa che diciamo, essere musicista sia o meno il tuo mestiere, ma diciamo che chiunque abbia qualche cosa da dire, se sa come dirlo e sa come muoversi nel web, che è un po' una memoria, un archivio storico, poi diventerà insomma una memoria collettiva, in un certo senso rimarrà e ciò potrà essere utile, insomma, anche per il futuro. Quindi ciò che ci preme dire è appunto: siate liberi, se avete soldi o meno da investire, non importa, prendete il copyleft con la prospettiva di poter creare, poter portare un messaggio nuovo e rivoluzionario di libero accesso alla cultura e libertà di espressione. E posso concludere qua. Grazie. E il sito subterralabel.com.